Un dibattito sull'importanza dei nuovi media e del loro impatto con i mezzi di comunicazione tradizionali. Questo è stato il tema della conferenza a cui ha partecipato Vittorio Argento, vice direttore di RAI Radio 1. La radio è stata data per morta per diverso tempo, no? Negli scorsi anni si diceva che insomma, non sarebbe durata con l'evolversi delle tecnologie e dei nuovi media, invece è sempre lì. Secondo lei come mai? Credo che il motivo sia semplice, che la radio non necessita applicazione mentale. La radio la puoi ascoltare ma puoi anche sentire. Altri mezzi, pensiamo a internet, ti devi connettere, devi entrare, devi digitare qualche cosa, devi ricercare, devi leggere. La radio è stata sistematicamente data per morta. Quando è arrivata la televisione, stiamo parlando degli anni 40, già c'è chi preconizzava che la televisione avrebbe dato un colpo mortale alla radio, così non è stato. Poi sono arrivati altri mezzi, poi è arrivato, prima ancora arrivare a internet, per la musica, arriva la musicassetta, la gente ascolterà le cassette, figurati se sente la radio, poi è arrivato internet, immagini con internet la radio chi la sente più? Non è così. Ma il suo programma cerca comunque di interagire con questi nuovi media, quindi di interagire anche col pubblico, in che modo? Piano piano sta crescendo Twitter. Facebook va sicuramente bene, l'email va bene, ma anche lì è un mezzo che non ha la flessibilità e la rapidità che hanno altri mezzi, altri diciamo social media. Non c'è un punto d'arrivo e non c'è mai da essere soddisfatti, ma è user generated content, è un qualche cosa che noi alla fine utilizzeremo. Quando lo potremo utilizzare? Quando avremo messo in piedi una struttura che ci consenta di filtrare e di verificare per davvero quello che stiamo mandando in onda, perché altrimenti salta la funzione mediatrice del giornalista e non è che il giornalista viene fatto fuori l'informazione.